Bene ragazzi, qui è Blu che vi parla e oggi sono tornato con voi con un nuovo video della carriera. Sempre con il nostro Palermo. Oggi vi porto addirittura, sentite, sentite bene, addirittura 6 partite, i gol di 6 partite per un video di 11 minuti e mezzo più o meno circa. LOL. Vi porto queste 6 partite perché un attimo, qua facciamo tutto in diretta mentre ci affoghiamo, perché volevo fare un episodio in cui andavo a fare tutto il mese di settembre e con la partita col Bologna inizio anche il mese di ottobre, perché in pratica conto di arrivare a fine giugno, a fine del mese di giugno, con l'inizio del mercato di gennaio nel gioco. Così da poter comprare qualcuno che mi avete suggerito, o almeno cercare di prendere qualche buon sostituto. Comunque, adesso state vedendo i gol di Palermo-Cagliari, io di Cagliari-Palermo, con prima il gol di Rossettini, adesso pareggio di Ilicic e poi gol di Ilicic. Questo sarà un episodio delle rimonte, perché in pratica partiamo con questa prima partita, vinta in rimonta, ma non la finiamo veramente più. Anche le altre partite di questo episodio ve lo anticipo adesso, così magari non togliete il video, saranno vinte in rimonta, quindi un po' di partite avvincenti. Comunque adesso la seconda partita dell'episodio, Genoa-Palermo, dove comunque ci sarà un po' di turnover per qualche giocatore che è veramente stanco. Quindi lo facciamo riposare, poi qualche giovane che entra a far parte della formazione titolare per questa partita, come per esempio Fred, che è un giocatore su cui punterò tantissimo questa stagione, che cresce, cresce veramente moltissimo. Comunque, adesso vediamo i gol, perché è stata anche questa una bella partita, abbastanza emozionante, ricca di azioni, anche se voi vedete solo i gol, ma veramente sono stato lì quasi per perderla questa partita, perché comunque il Genoa è una squadra di media classifica come noi, dobbiamo stare attenti. Comunque si parte con il gol di Ciro Immobile per il Genoa, un gol che guardate qui, la disattenzione della difesa con Ciro Immobile che svetta tra i due difensori. Il pareggio arriva nella ripresa con Edgar Barreto, che è stato bravo adesso a sfruttare l'1-2. Guardate, passaggio ad Ilicic e passaggio in mezzo destro che batte il portiere. Quelli erano i dati del primo tempo, però nel secondo, amici, c'è anche il gol di Ruben Olivera, che fa 2-1. Vediamo. E la partita finisce così. Allora bisogna vendicare la sconfitta subita con il Genoa. Campo di Bergamo, Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Atalanta-Palermo è la partita per vendicarsi del punteggio ottenuto contro il Genoa. Un po' un cambio di modulo. Vediamo un 3-4-1-2, un 3-5-2 come preferite chiamarlo, con il trequartista unico alle spalle delle due punte questa volta, Boselli e Fabbrini, che sono le punte di ripiego, alle spalle di loro Formica, che ha un'agilità pazzesca, nonostante non abbia delle statistiche molto esaltanti, però quando si muove ha un'agilità fuori dal normale. Partiamo anche soffrendo in questa partita, il gol di Guido Marilungo subito per l'Atalanta fa sperare in una partita molto facile per i bergamaschi, con un Palermo magari stravolto dalla sconfitta col Genoa.
Il pareggio però è di Mauro Boselli. Guardate il passaggio per lui, sinistro, strepitoso. 3 minuti dopo, Mauro Boselli porta in vantaggio il Palermo. Incredibile la sua doppietta così, guardate, lo so che è un gol della merda, però facendo 1-1 sto soffrendo, mi vado a prendere il gol. L'ultimo gol della gara di Michel Morganella, che disegna un bellissimo gol, guardate, palla allargata di Fabbrini. E Morganella butta giù la porta con il destro, poi nel finale Fred coglie il palo. Altra partita, la prossima giornata contro il Pescara. Una partita che può sembrare molto semplice per qualsiasi squadra di Serie A, parte un, per qualsiasi comunque squadra che non sia stata neopromossa. Ma alla fine io, dopo che l'ho giocata, adesso posso dirlo, è stata una delle partite più difficili da giocare insieme a quella col Bologna. Questa col Pescara, fortunatamente, la riusciamo a vincere, anche se parte male perché il gol è del Pescara con Vladimir Weiss. Vedete, prima dribbla il portiere, poi segna. Il gol nostro arriva solo al 74esimo. Se leggo bene, con Hong Jong-ho, che uno stacco di testa imperioso sul calcio d'angolo riesce almeno a salvare la situazione, a portare il risultato su un insperato pareggio per alcuni tifosi. Più tardi Nelson confeziona il vantaggio del Palermo con un'azione strabiliante, tantissimi tiri, alla fine Perin para, ma Nelson, che aveva intuito una possibile respinta, va e di testa mette il pallone dentro. Guardate qui, Perin impreciso, è il gol di Nelson. Poi non succede più nulla, la partita finisce 2-1 e quindi riusciamo comunque a mantenerci nelle zone di alta classifica. Purtroppo senza, cioè con la sconfitta maturata contro il Genoa, siamo un po' in difficoltà. Adesso giochiamo contro il Chievo Verona, sì, e contro il Chievo ci sarà comunque un po' sempre di turnover, qualche cambio ci deve stare sempre perché alla fine non possono giocare sempre gli stessi tutte le partite, è logico. Comunque, grande bug di FIFA che come avete visto in anteprima portava a uno stadio oscuro, quindi di notte, e poi ci fa giocare di giorno. Ok, comunque Palermo-Chievo non è stata anche questa una partita molto semplice, però è stata tutto sommato una partita molto più divertente delle altre, perché se le altre ho sofferto e in pratica quando andavo sotto, scusate se mi sentite un po' da, dicevo, se con le altre ho sofferto e quando andavo sotto porta stavo proprio, diciamo, male, non riuscivo a concludere. Qui contro il Chievo è stata tutta un'altra musica, perché già cominciamo col golasso di Ilicic. Poi Mauro Formica, mamma mia, anche lui si aggiunge al tabellino dei marcatori e quindi già vi fa capire che è una partita molto semplice. Invece Paloschi vuole far capire che il Chievo è ancora in partita e segna. Ma comunque per me è stata una partita più semplice delle altre, perché anche se creavo molte occasioni, almeno ne sono riuscita a realizzare qualcuna in più rispetto alle altre partite. Perché fare sempre due gol è meglio farne tre. Eppure poi dipende dal numero di occasioni che uno fa, perché se tu fai 10 occasioni e ne fai un gol, però vinci la partita, ok, non ci rimani malissimo. Se fai 20 occasioni, fai 2 gol e non vinci neanche la partita, ci rimane un po' male. Comunque, il mese di settembre è finito, ci sono stati convocati in nazionale, però c'è anche la prima partita del mese di ottobre. Beh, lol, lol. Questa partita, mentre ci avvicinavamo ad essa, c'era una voce costante di Hernandez del Palermo e anche del Manchester United che volevano lasciare le loro rispettive squadre.
Ma a me Hernandez non ha detto nulla. E comunque, questa partita col Bologna è stata, secondo me, la partita più difficile da giocare. E infatti l'ho persa. Però come l'ho persa? L'ho persa con un risultato di 1-0, con delle occasioni create da me, però non sfruttate. Come posso dire, il deficit è stato mio, non è che è stato un Bologna Real Madrid, però è stato un Bologna forte, in forma, non una squadra molto semplice da battere, che però ha trovato dall'altra parte me che non ero per niente in forma da come era la situazione, cioè stavo veramente, boh, non so, male. In quel periodo, cioè in quel momento in campo, non lo so, non riuscivo a trovare i giusti spazi. E come è logico che sia, se tu non trovi i giusti spazi, non fai le giuste azioni, non riesci a concretizzare. Ma che cazzo è? Non riesci a concretizzare, e quindi non puoi vincere la partita. Comunque, adesso vedrete il gol che risolve la partita: è un gol su rigore trasformato da Girardino. Io vi saluto. Vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, se non vi fosse piaciuto lasciate una critica nei commenti, ci vediamo al prossimo video, bella!